introduzione a questa bellissima serata che fa parte del 19° Festival Brasiliano. E è una storia lunga, anche quest'anno questa è la quarta serata, ce ne sono già state tre prima di queste a Firenze, a Imola, ad Aquileia ieri sera, tutte andate molto bene. Oggi siamo stati miracolati dal tempo, che ci ha permesso di avere questo squarcio di bel tempo per portare a termine anche questa quarta serata che si chiama Baianas. È per questo che c'è stato un po' di ritardo, dovete scusarci con il tutto, ma quando dovevano montare il service pioveva e quindi è slittato un po' tutto in avanti. Comunque siamo qua, il concerto era previsto per le 8, sono le 8:20, è accettabile. Devo dire che è un grande onore per me questa sera avere sul palco tanti musicisti e soprattutto queste tre splendide cantanti. Prima però di chiamarli sul palco devo dirvi che sabato prossimo 25, non tanto lontano da qua, a Bagnara di Romagna, 10 minuti dall'uscita di Imola, ci sarà un altro bellissimo concerto, ci sono un po' di manifesti in giro, comunque potete seguire il proseguimento del festival sul sito lifetimelivetime.it oppure brasilfestival.org o su Facebook Brasil Festival, ci sono tutte le indicazioni, comunque basta scrivere Brasil Festival e arrivate a questa avventura che abbiamo intrapreso nel 2002 e proseguiamo. L'anno prossimo saranno i 20 anni, speriamo di essere ancora qua. A questo punto io chiamo sul palco Daniella Firpo, che tra virgolette è la padrona di casa perché lei è baiana di nascita ma ferrarese di adozione, ed è anche quella che ha avuto questa idea di chiamare altre due stupende cantanti brasiliane questa sera, oltre a tanti musicisti, a una flautista, Ambra Bianchi, all'Escat Noir, a tutti quanti. A questo punto io passo la palla a lei, e che è brasiliana, quindi con la palla ci sa fare, no? Calciatrice. Niente, sarà lei a presentare tutto il gruppo, a chiamarlo sul palco. Buona serata, buon ascolto. Molto speciale per me, ma non solo per me, credo anche per tutti quelli che verranno oggi qua sul palco, perché tutti hanno questo amore verso il Brasile. E lui, qualche mese fa, ecco perché siamo qua oggi, mi ha detto: Daniela, mi ha passato la palla e ha detto: il Brasile vive un momento molto difficile, dobbiamo fare qualcosa per salvare questo paese, nel senso di proteggere la sua memoria. E qual è la memoria? La sua cultura, grandissima. La sua cultura. Qual è la sua memoria più importante? La sua cultura. E qual è una parte della cultura così, così speciale? La musica, il specchio della nostra gente. E quindi ho preso un po' questa proposta e oltre a cantare ho ideato questa serata, e siccome sono baiana ho invitato queste due baiane meravigliose che apprezzo per condividere la serata con me. I musicisti che suoneranno con me sono sempre dei musicisti che amano la musica brasiliana e hanno questo rapporto profondo, e ci sono degli ospiti ferraresi che non poteva mancare, perché siamo qua per il vento di Bahia e nebbia che ci unisce, no? E che è l'Ambra Bianchi, con la quale sto facendo alcune cose molto belle negli ultimi tempi, e anche le Scat Noir, le ragazze che sono bravissime cantanti, musiciste, e che hanno anche loro un rapporto, un apprezzamento e un qualcosa veramente dentro della musica brasiliana. Insomma, adesso inizio a cantare. Grazie a te, Daniela.